L'amore ha bisogno di concretezza, non è forte. L'amore ha bisogno di presenza, di incontro, ha bisogno di tempo e spazio donati. Non può ridursi a belle parole, a immagini su uno schermo, a selfie di un momento o a messaggini frettolosi. Sono strumenti utili che possono aiutare, ma non bastano. All'amore non possono sostituirsi alla presenza concreta. Chiediamoci oggi, io so mettermi in ascolto delle persone? Sono disponibile alle loro buone richieste? Oppure accampo scuse, rimando, mi nascondo dietro parole astratte e inutili? Concretamente, quando è stata l'ultima volta che sono andato a visitare una persona sola o malata? Ognuno si risponda nel cuore. Quando è stata l'ultima volta che ho cambiato i miei programmi per venire incontro alle necessità di chi mi domandava aiuto? Maria sollecita nel prendersi cura, ci aiuti ad essere pronti e concreti nell'amore.